Salve a tutti, oggi sono qua con Manuela, volevamo proporvi una pratica che lavora sui saluti al sole, sulle sue diverse variazioni, insomma. E inizieremo con il saluto al sole classico e poi faremo le varie modifiche e così continuiamo col saluto al sole A e il saluto al sole B. Buona pratica! Ci portiamo all'inizio del tappetino. Portiamo l'attenzione all'interno, giusto un attimo per prepararci, focalizzandoci sul nostro respiro. Luca, sono su chi non. Inspirando portiamo le braccia verso l'alto, inarchiamo leggermente se vogliamo, ed espirando ci chiudiamo in avanti. Portiamo la gamba destra dietro, inspirando, ci portiamo su, in asana sanchalasana. Mani sul tappetino, puntiamo il piede destro per sollevare il ginocchio e mandare indietro la gamba sinistra. Espiriamo portando il ginocchio, petto e mento a terra. Inspiriamo, scivolando in avanti in Bhujangasana. Ed espiriamo, puntando i piedi, portandoci nel calice sinistro. Inspiriamo portando il piede destro tra le mani. Nuovamente su in asana sanchalasana, appoggiando il ginocchio della gamba sinistra, mani sul tappetino, puntiamo il sinistro per fare un passo in avanti e raggiungere il destro. Inspiriamo portandoci su con le braccia, uniamo palmo ed espiriamo mani al cuore. Ripetiamo con la sinistra, inspiriamo su ed espirando avanti. Inspiriamo mandando la gamba a sinistra dietro, poggiamo il ginocchio e ci portiamo su di nuovo in asana sanchalasana. Mani sul tappetino, puntiamo il piede sinistro, solleviamo il ginocchio dietro e destro. Ginocchia, petto e mento a terra. Inspiriamo in avanti, in Bhujangasana. Puntiamo i piedi ed espiriamo, carichi il segno. Sinistra avanti. Ginocchio destro che poggia, ci portiamo su. Mani al tappetino, un passo avanti con il destro per raggiungere il sinistro in Uttanasana. Inspiriamo su, uniamo il palmo ed espiriamo mani al cuore. Inspiriamo braccia verso l'alto, espiriamo ci chiudiamo. Destra dietro, ginocchio che poggia, veniamo su. Mani al tappetino, puntiamo il piede dietro il sinistro. Ginocchia, petto e mento a terra. Inspiriamo in Bhujangasana. Puntiamo i piedi ed espiriamo per il piede. Destra avanti. Asana sanchalasana. Mani a tappetino, puntiamo il sinistro, avanti. Uttanasana. Inspiriamo su. Ed espiriamo mani al cuore. Ultima volta con la sinistra. Inspiriamo. Ed espiriamo giù. Sinistra dietro, asana sanchalasana, mani al tappetino, puntiamo il piede sinistro, dietro e destro, ginocchia, petto e mento a terra, scivoliamo la mano, portiamo la casa, portiamo i piedi, carico il segno, sinistra avanti, ci apriamo, mani al tappetino, un passo con il destro per raggiungere il sinistro, inspiriamo su. Inspiriamo, mani al cuore. Con le mani dentro il cuore, inspiriamo, estendiamo le braccia verso l'alto, cercando di leggere il raccamento all'indietro. Ed espirando, scendiamo in Uttanasana. Inspiro, facciamo un passo indietro in fondo al tappetino con la gamba a destra, ancora Asana Sanchalasana, guardiamo qualche respiro, lasciamo affondare bene il bacino a terra. Espirando, riporto le mani al suolo, punto l'avampiede destro, poggio il tallone destro a terra e in linea col sinistro, porto le mani all'interno del piede, rimango a respirare qua, allungando bene la schiena in avanti. Cerco di spingere bene il glute indietro e la salita del capo in avanti. Appoggiamo bene a terra, appoggio le mani sulla tibia,
usare le mani per permettere alla schiena di distendersi bene. Muovere le gambe forti, distese. Sollevo il ginocchio destro, poggio nuovamente il tallone destro a terra e inizio a distendere nuovamente la gamba sinistra. Continuo ad allungare. Fletto nuovamente il ginocchio sinistro, vado in Parsvakonasana, quindi la mano destra va verso il cielo, allineo bene le due braccia e anche qua dei bei respiri. Fino a qui mi preparo ad andare in Trikonasana, quindi la gamba che avanti si distende, scelgo se appoggiare la mano a terra oppure sulla tibia, lo sguardo in alto, espiro, riporto la mano destra a terra, sollevo il tallone che è dietro, richiamo la gamba indietro in alto. E poi ritorno in Adho Mukha, allungo bene e con l'inspiro sollevo i talloni, ritorno nella panca, facciamo il nostro vinyasa, ginocchia a terra, petto, mento a terra. Inspiro, Bhujangasana, Urdhva Mukha, espiro, Adho Mukha. Inspiro, passo avanti con entrambi i piedi, espiro, chiudo Uttanasana. Inspirando, srotolo con le ginocchia flesse e tutta la colonna insieme alle braccia. Espiro, mani a fuori. Facciamo sull'altro lato. Inspiro, allungo bene. Espiro, Uttanasana. Ginocchio e gamba a sinistra e dietro. Asva, Chanchalasana. Levo bene il busto. Espiro, mani a terra, sollevo il ginocchio sinistro, poggio il tallone destro a terra, vado in Parsvakonasana con le mani all'interno del piede, lascio allungare bene la gamba posteriore e la schiena avanti. Prendiamo sia le mani che i piedi a terra per essere stabili e forti. Poi sollevo nuovamente il tallone sinistro, appoggio il ginocchio sinistro a terra, ritorno in alta al manada, anche qui mi lascio allungare, aprire. Inspiro, torno su. E respirando, sollevo il ginocchio che è dietro, porto il tallone sinistro in linea col destro. E vado a distendere la gamba a destra. Ancora mantengo la schiena ben allungata in avanti, parallela al suolo. Espiro, fletto il ginocchio destro, vado in Parsvakonasana, quindi mano sinistra sale al cielo, le due braccia bene allungate, distese. Sinistra a terra, distendo la gamba più avanti e mi preparo a Trikonasana. Il braccio sinistro nuovamente sale, la spalla si apre, il torace si apre verso l'alto. E inspiro, ritorno con la mano sinistra a terra, stacco il tallone che è dietro, mettiamo la gamba destra in alto. E respirando, ritorno da lunga, svanata, e da qui faccio il vinyasa, inspiro, sollevo i talloni, scivolo nella panca, e espiro, ginocchio, aperto, mento a terra, inspiro,
passo avanti con entrambi i piedi, ritorno ad Uttanasana e respirando chiudo bene Uttanasana e respiro, srotolo la colonna, ritorno in Uttanasana e respiro Madhyasana. Inspiriamo il braccio verso l'alto, inalchiamo se riusciamo e respiriamo in avanti. Inspiriamo gamba destra dietro, appoggiamo il ginocchio, collo del piede, Asana Sanchalasana. Cerchiamo di approfondire la posizione, allungando bene la gamba destra. Portiamo le mani al tappetino, puntiamo il piede destro verso le valle ginocchio, mandiamo indietro la gamba sinistra in panca, scendiamo il ginocchio aperto in mezzo a terra. Scivoliamo in avanti, Bhujangasana, puntiamo i piedi, cambio di stendiamo respirando. Inspiriamo gamba destra verso l'alto, affondiamo quel piede destro tra le mani, poggiamo di nuovo la gamba sinistra, ci apriamo in Asana Sanchalasana e respirando mani al tappetino, portiamo il braccio destro verso l'alto, lentamente facciamo scendere il braccio destro dietro e la gamba sinistra si solleva, afferriamo il piede se arriviamo, cerchiamo di aprire la spalla destra e portare lo sguardo al soffitto. Richiamiamo il tallone verso il gluteo e lentamente, espirando, lasciamo andare. Portiamo le mani in appoggio, piede sinistro, per sollevare il ginocchio sinistro da terra. Da qua buttiamo il piede sinistro per appoggiare il tallone alla pianta del piede, la mano destra, la mano esterna al piede destro e il braccio sinistro verso l'alto. Inspiriamo qua. Ed espirando la mano sinistra che scende, solleviamo il tallone sinistro da terra e portiamo il braccio destro verso l'alto. Lentamente andiamo sul taglio esterno del piede sinistro e sul taglio esterno del piede destro, il braccio destro si distende. Inspiriamo, ritorniamo su col braccio, scivoliamo col piede destro sopra il piede sinistro, gamba destra sopra gamba sinistra, Vastasana. Inspiriamo ed espirando la mano destra al tappetino, ruotiamo la panca e da qua decidiamo se scendere con le ginocchia in appoggio oppure direttamente in Chaturanga. In Urdhva Mukha invece di Bhujangasana. E a Mukha. Portiamo lo sguardo tra le mani e da qua piegando le gambe possiamo fare due passi. Giungere le mani oppure un salto. Inspiriamo portando lo sguardo in avanti in alta Uttanasana ed espiriamo, ci chiudiamo in base. Inspiriamo su ed espiriamo con il cuore. Ripetiamo con la sinistra, inspiriamo. Inalchiamo ed espiriamo, ci chiudiamo in avanti. Inspiriamo, mandiamo la gamba sinistra dietro, il ginocchio che poggia, Svasana, ci apriamo. Prendiamo la posizione, cerchiamo di lasciarci andare, di allungare bene la gamba sinistra. Mani al tappetino, puntiamo il piede sinistro per sollevare il ginocchio, andando indietro con la gamba destra. E da qua 8 punti, espirando. Scivoliamo in avanti, copra. Puntiamo i piedi e respiriamo, carichiamo in giù. Inspiriamo portando la gamba sinistra verso l'alto e poi affondando col piede tra le mani. Appoggiamo il ginocchio, la gamba destra, di nuovo ci apriamo in Svasana. Inspiriamo, apriamo bene, allarghiamo, ed espiriamo, portiamo la mano destra in appoggio, il braccio destro inizialmente verso l'alto, poi facciamo scendere il braccio sinistro sulla terra, afferrare il piede della gamba destra. Ci apriamo, portando lo sguardo verso l'alto, apriamo bene la spalla sinistra, richiamando il tallone verso il gluteo. Respirando, lasciamo andare. Torniamo con le mani in appoggio, solleviamo il ginocchio della gamba destra. Da qua ruotiamo per aprirci in Svasana. Lentamente scendiamo con la mano destra in appoggio. Ruotiamo il taglio esterno del piede destro, il taglio esterno del piede sinistro, portiamo il braccio sinistro. Inspiriamo qua,
fianco e posare la gamba sinistra sopra la destra e voltare quasi stasi. Espirando la mano sinistra da pettino, voltiamo in panca. Decidiamo se fare vinyasa scendendo con le ginocchia in appoggio oppure in chaturanga. E così bhujangasana. Guardo tra le mani, stessa cosa, decidiamo se fare due passi con un salto per poter diventare la mano. Sguardo davanti a noi, inspiriamo e espirando ci chiudiamo un po' così. Inspiriamo su, andiamo in palla e espiriamo mano e cuore. Ok, la Samasthiti. Andiamo a praticare i saluti, tre saluti al Solea. Inspiro. Verso l'alto, un po' a strada, espiro Uttanasana, inspiro Ardha Uttanasana, espiro passo indietro con entrambi i piedi, vado nella panca alta, espiro Chaturanga oppure alto punti a terra, inspiro Rupa Mukha, espiro Adho Mukha, rimaniamo tre respiri. Tiriamo bene la schiena, portiamo gli dischi in alto. Inspirando guardiamo verso le mani. Con un passo, con due passi, con un saltello, avviciniamo i piedi alle mani. E espiro Uttanasana. Inspiro Urdhvasana. E espiro. Inspiro Uttanasana, inspiro Ardha Uttanasana, espiro con un saltello con un passo indietro, scendo, Chaturanga, inspiro Urdhva Mukha, espiro Adho Mukha, tre respiri, mi stendo bene. Inspiro, guardo le mani, piego le ginocchia, faccio un salto, due passi verso le mani, e espiro Uttanasana, inspiro Urdhvasana, e espiro Samasthiti. Ancora, inspiro, e espiro Uttanasana, inspiro Ardha Uttanasana, espiro Panka, Chaturanga, inspiro Mukha. Espiro Adho Mukha. Tre respiri. Uno. Due. Tre. Inspiro, guardo le mani, piego le ginocchia, faccio un salto, due passi verso le mani. Espiro Uttanasana. Inspiro Urdhvasana. Espiro Samasthiti. Qui siamo la prima variante del saluto al Solea. Di nuovo inspirando, portiamo le braccia verso l'alto ed espirando ci chiudiamo in avanti in Uttanasana. Inspiriamo in Ardha Uttanasana, portiamo gamba destra, gamba sinistra dietro con due passi e con un salto. Espiriamo scendendo in Chaturanga, inspiriamo in Urdhva Mukha, espirando canna testa in giù, teniamo, alla prossima ispirazione iniziamo a portare lo sguardo tra le mani, pieghiamo le gambe e facciamo un salto o due passi per portare i piedi all'esterno delle mani, in Malasana. Portiamo le mani al centro, oscilliamo da una parte e dall'altra. Inspirando, iniziamo a distendere le braccia davanti a noi e a portarle verso l'alto. E con i piedi attivi ci portiamo su in Urdhvasana. Inspirando, allunghiamo. Ed espirando di nuovo, scendiamo in Malasana.
un'altra volta, distendiamo le braccia, inspirando saliamo, piedi attivi, ed espirando scendiamo. E l'ultima volta su, inspiriamo. E alla prossima espirazione, le braccia lungo i fianchi, le braccia scendono, la gamba sinistra che sale. Carichiamo il peso sopra la gamba destra e la gamba sinistra va dietro. Inspirando, pieghiamo la gamba destra e poggiamo il piede sinistro dietro di noi, i palmi si uniscono. Espirando, la mano sinistra vuota, il piede sinistro poggia. Il braccio destro si distende verso la testa. Alla prossima ispirazione, il braccio sinistro che sale, la mano sinistra cerca la mano destra. Ed espirando, le mani davanti al cuore. Ci portiamo in avanti, sopra il piede destro e la gamba destra si distende. La gamba sinistra dietro si solleva. E inspirando, il piede ritorna vicino al tappetino, al lato esterno. E le braccia salgono. Ed espirando di nuovo scendiamo in malasana. Inspirando, braccia che si distendono, salgono. Ed espirando, braccia lungo i fianchi. La gamba destra si solleva. Pieghiamo la gamba sinistra, il piede destro poggia dietro, le braccia verso l'alto. E poi Parsa Virabhadrasana, il braccio destro dietro, il braccio sinistro in alto. Allunghiamo il fianco sinistro. Inspirando, il braccio destro sale. Le mani si uniscono. Ed espirando, le mani davanti al cuore. Un passo in avanti per distendere la gamba sinistra e sollevare la testa. E lentamente riportiamo il piede destro in appoggio al lato del tappetino e le braccia salgono. Inspiriamo qua. Ed espirando ci chiudiamo nuovamente in malasana. Portiamo le mani al tappetino. Inspirando distendiamo le gambe in una variante di Ardha Uttanasana con le gambe aperte. Ed espirando ci chiudiamo in Uttanasana. Di nuovo, inspirando, sguardo avanti, schiena dritta, porto gamba destra, gamba sinistra dietro nella panca. Ed espirando, scendiamo in Chaturanga. Inspiriamo in Pamukka ed espiriamo in Adho. Distendiamo bene. E concludiamo il nostro saluto al sole, facendo un salto, portando i piedi tra le mani. Espirando, ci chiudiamo in Uttanasana. E inspirando, ritorniamo su. E mani al cuore. E ancora inspiro, sollevo le braccia verso l'alto. E espiro, Uttanasana. Inspiro, Ardha. E espiro, passo indietro con entrambi i piedi. Rimango qualche respiro nella panca alta. E poi inizio a portare le ginocchia a terra, il bacino, il torace a terra, rimango con le mani sotto le spalle. Cerco di spostare indietro le spalle in modo da avvicinare le scapole tra di loro. Inspiro, premo con le mani, salgo in Bhujangasana. E espiro, ritorno giù. Lo facciamo ancora per 3 volte, inspiro, salgo. Le mani all'esterno del tappetino, appoggiando bene i polpastrelli a terra, quindi le mani a coppa, i gomiti aperti all'esterno, premo bene con le dita e ancora salgo, inspirando, Bhujangasana, cercando di distendere bene le braccia, e espiro, scendo, inspiro, salgo. Gambe belle tese, i glutei attivi, inspiro, salgo, e espiro, scendo, rimango, porto ancora le mani più indietro delle spalle, gomiti puntati verso l'alto, inspirando, spremo con le mani, salgo col torace, distendo bene le braccia, provo ora anche a
staccare le ginocchia da terra, quindi premendo sui dorsi dei piedi sollevo il bacino, le ginocchia, la testa in su, sguardo verso l'alto, espirando ora con un piede alla volta poggio un avampiede, poi l'altro, ritorno nella panca alta e da qui cerco delle torsioni verso destra con lo sguardo, cercando di guardare i piedi, inspirando, torno al centro, respirando, vado a sinistra, cerco il piede sinistro, ancora una volta per lato, inspiro, torno al centro, espiro, vado a destra, inspiro, torno al centro, inspiro, torno a destra, sinistra. Inspiro, torno al centro, premendo bene con le mani, vado in Adho Mukha, spingo bene il glute in alto, espiro, mi stendo bene la schiena, inspirando guardo le mani, con un due passo, con un salto, avvicino i piedi alle mani, ritorno in Uttanasana. E inspiro, inspiro, mi srotolo, ritorno in Uttanasana e inspiro, mani al cuore. E di nuovo un'altra variante del saluto a Solea, portiamo le braccia verso l'alto inspirando ed espirando di nuovo, ci chiudiamo in avanti. Inspiriamo in Ardha Uttanasana, decidiamo se fare un salto o due passi per portare le gambe dietro. Scendiamo in Chaturanga e poi distendiamo le braccia forti, nuovamente in panca. E da qua ruotiamo portando il taglio esterno del piede destro in appoggio e la gamba sinistra sopra la destra e ci apriamo in vasostasana. Inspiriamo, spingiamo bene verso l'alto e ruotiamo nuovamente per ritornare al centro. Cambiamo, taglio del piede sinistro in appoggio, destra sopra il sinistro e braccio destro su. Inspiriamo ed espirando nuovamente ruotiamo per panca. Da qua scendiamo in Chaturanga, Urdhva Mukha e Arunukha. Distendiamo bene. Nuovamente ci portiamo sulla punta dei piedi per ritornare in panca, srotolare. Scendere di nuovo in Chaturanga espirando. E nuovamente centro del corpo attivo, spingiamo bene per ritornare nella panca. Ruotiamo sul piede destro, Vasistasana di nuovo. E da qua, se riusciamo, intensifichiamo portando su la gamba sinistra. Portiamo la mano sinistra in appoggio, la gamba sinistra rimane sollevata. E da qua scendiamo in Chaturanga, poggiamo il collo del piede sinistro e il collo del piede destro e andiamo in Urdhva Mukha. E da qua Urdhva Mukha. Recuperiamo qualche respiro. E alla prossima ispirazione, punta dei piedi, nuovamente panca. Espiriamo Chaturanga. Inspiriamo panca. Ruotiamo a sinistra. Braccio destro su. Qua, gambe forti, cerchiamo di sollevare la gamba destra. Teniamo qualche respiro. E poi espirando la mano destra che poggia, ruotiamo la gamba destra rimane su. Scendiamo in Chaturanga, poggiamo il collo del piede destro, il collo del piede sinistro, veniamo su in Urdhva Mukha ed espiriamo in Adho Mukha. Tre respiri profondi qua. Iniziamo a portare lo sguardo tra le mani,
pieghiamo le gambe e facciamo un salto per riportarci in Adho Mukha Svanasana, inspiriamo. Espiriamo in Uttanasana e inspiriamo su. Ed espiriamo con il cuore. Recuperiamo qualche respiro. Vediamo un tempo Manuela per prepararsi l'altra variante. Un'altra variante, saluto al sole A. Inspiro, braccio verso l'alto. Inspiro, Uttanasana. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro, due passi con saltello, andiamo a Chaturanga. Inspiro, Urdhva Mukha. Stiamo qui. Puntiamo ora il piede sinistro, solleviamo il destro, gamba destra bella distesa, forza sulle mani, pieghiamo il ginocchio destro e proviamo a portare il piede verso sinistra, cercando il pavimento, portiamo la parte anteriore del corpo verso l'alto e ci apriamo in Kamottarasana. Espiro, ritorno giù con la mano nella panca. Puntiamo l'avampiede destro, solleviamo ora la gamba sinistra, addome forte, braccia forti, pieghiamo il ginocchio sinistro e portiamo il piede sinistro verso destra, cerchiamo il pavimento, bacino verso l'alto, sguardo indietro, respiro qua, ingoverno il pube verso l'alto, espiro, mano sinistra cerca il pavimento, ritorno nella panca, espiro Chaturanga, inspiro Urdhva Mukha, espiro Adho Mukha, tre respiri qua, inspiro guardo avanti con i due passi, un saltello, avvicino i piedi alle mani, Ardha Uttanasana, espiro Uttanasana, inspiro, mi srotolo verso l'alto, espiro, mani al cuore. Qualche attimo per recuperare. E continuiamo con saluto al sole B. Inspiriamo in Utkatasana e espirando ci chiudiamo in Uttanasana. Ardha Uttanasana inspirando, un salto due passi per portarci in panca un Chaturanga. Inspiriamo in Urdhva Mukha e espiriamo Adho Mukha. Ruotiamo il piede sinistro, piede destro avanti, Virabhadrasana 1. Espirando Mandiata Petini, destra dietro, Chaturanga inspiro. Inspiro in Urdhva e espiro Mukha. Ruotiamo il piede destro avanti il sinistro, inspiriamo su, espirando Mandiata Petini, sinistra dietro, Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha. Teniamo qualche respiro, cerchiamo di approfondire. Utilizziamo il respiro Ujjayi se serve. Iniziamo a portare lo sguardo tra le mani, pieghiamo le gambe, facciamo un bel passo in salto per raggiungere le mani. Ardha Uttanasana inspiriamo e espiriamo in Uttanasana. Inspiriamo in Utkatasana e espiriamo mani al cuore. Toccate le mani. Inspiro. Utkatasana, espiro Uttanasana, inspiro Ardha Uttanasana, inspiro con un salto, due passi, vado in Chaturanga, inspiro Urdhva Mukha, espiro Adho Mukha Svanasana, ruoto il piede sinistro, inspiro piede destro avanti, Virabhadra 1, espiro mani a terra, sono in Chaturanga, espiro. Inspiro Urdhva Mukha, espiro Adho Mukha, ruoto il piede destro, sinistro avanti, inspiro Virabhadrasana 1,
ultimo respiro guardo le mani, piego le ginocchia, con un salto due passi, torno in largo parata. E espiro uttanasana. Inspiro, utkatasana, scusate. E espiro. Un attimo con le mani in agenuta davanti al cuore. E inspirando ci portiamo in utkatasana, posizione della sedia. Espirando ci chiudiamo in avanti, distendiamo le gambe, uttanasana. Inspiriamo, scuota avanti. Ed espirando un salto due passi per portarci in panca con le mani in chaturanga. Inspiriamo in mukha. Ed espirando adukha. Mutiamo il piede sinistro, portiamo avanti il destro, inspiriamo la sala 1. Inspiriamo qua. Ed espirando, portiamo il braccio destro avanti, ci apriamo il gorilla 2, le braccia ben distese. Lo sguardo della mano che sta avanti. E alla prossima ispirazione, la mano sinistra, la gamba dietro, il braccio destro si distende oltre la testa. Inspiriamo. E alla prossima espirazione, il gomito destro che poggia, il braccio sinistro si distende. Teniamo qua. Inspiriamo profondamente. Ed espirando, centro del corpo attivo, il piede destro forte. Cerchiamo di tenere ben saldi i nostri punti e portiamo il destro, il braccio destro sotto il sinistro. Inspiriamo, ruotiamo, andiamo in asta chandrasana ed espirando, mani al tappetino, gamba destra dietro. Facciamo il nostro vinyasa, come preferiamo, e ritorniamo nel cane testa in giù. Ruotiamo il piede destro, portiamo avanti il sinistro, nel gorilla 1 di nuovo. Inspiriamo. Ed espirando, apriamo il gorilla 2, braccio sinistro avanti, il destro dietro, cerchiamo di tenere le braccia dritte. Una che spinge in direzione opposta. Alla prossima ispirazione, la mano destra alla gamba dietro, il braccio sinistro che si distende. Inspiriamo ed espiriamo profondamente qua. E alla prossima ispirazione il gomito sinistro che poggia, il braccio destro si distende oltre la testa. Anche qua un respiro completo. E alla prossima espirazione il braccio sinistro che si distende sotto il destro. Cerchiamo di tenere centro del corpo attivo, piedi ben saldi al tappetino. E inspirando, ruotiamo la sta chandrasana, braccia su distese, tallone destro sollevato. Ed espirando, le mani al tappetino, portiamo la gamba sinistra dietro, facciamo il nostro vinyasa, se vogliamo con la gamba sinistra sollevata, per poggiare il collo del piede, ritornare nel cane testa in giù, tenere due respiri almeno, e poi con lo sguardo tra le mani, piegare le gambe, fare un salto o due passi per riportarci in Ardha Uttanasana, inspirando. Espiriamo uttanasana e inspiriamo katasana dove siamo partiti. Espiriamo mani al cuore. Qualche attimo per recuperare. Inspiro katasana. Teniamo qua forte la posizione. Ginocchia mente. Schiena ben allungata. Espiro, porto le mani al cuore, con le giunte al cuore. Inspiro ed espirando cerchiamo torsione sinistra del busto, vogliamo ascendere con l'addome verso le cosce, poggiare il gomito destro sul ginocchio sinistro, l'addome forte, respiriamo, le mani premono una contro l'altra, gomiti in linea, inspiro, torno al centro, via allungo bene le gambe, le braccia ed espiro, ritorno in utkatasana, mani al cuore, inspiro qua ed espirando cerco la torsione a destra, sguardo indietro, poggio se voglio il gomito sul ginocchio destro, due bei respiri profondi,
inspiro Ardha Uttanasana, espiro con due passi, con un salto vado in Chaturanga, inspiro Urdhva Mukha, espiro Adho Mukha, due respiri. Ruoto il piede sinistro, porto avanti il destro, via Vajrasana 1. Stabilizzo i piedi, le gambe nella posizione. Espirando, mi stendo la gamba anche avanti, scendo col busto verso la gamba, il Parsvottanasana. Avvicino l'addome, viso la gamba. Porto la mano destra all'interno del piede destro e con l'inspiro mi apro in Trikonasana, con il braccio sinistro sale verso l'alto, gambe ben distese e forti. Espiro, ritorno con la mano sinistra a terra, vado in Trikonasana pari dritta, quindi il braccio destro sale verso l'alto, la mano sinistra a terra e mi apro. Espiro, riporto la mano a terra. Porto, ripiego la gamba destra, richiamo, ritorno in panca, espiro Chaturanga, inspiro Urdhva Mukha, espiro Adho Mukha, ruoto il piede destro, sinistro avanti, inspiro Virabhadrasana 1, espiro distendo la gamba più avanti, scendo col busto in Parsvottanasana. Entrambe le gambe ben distese, piedi forti. Porto la mano sinistra all'interno del piede e con l'inspiro cerco Trikonasana. Sollevo il braccio destro in alto, al soffitto. Sguardo la mano che è in alto. E espiro, mano destra a terra, al posto della sinistra mi apro in pari dritta a Trikonasana. Il braccio sinistro sale, cerco la torsione del busto, respiro. E espiro, scendo con la mano sinistra, piego la gamba più avanti, richiamo la gamba indietro, Chaturanga, espiro. Inspiro Urdhva Mukha, espiro Adho Mukha. Due respiri qui. Poi con l'inspiro sguardo alle mani, piego le ginocchia con un salto, con due passi, torno in Ardha Uttanasana, espiro Uttanasana, inspiro Utkatasana, espiro mani al cuore. Alla prossima ispirazione portiamo le braccia verso l'alto, inacchiamo Sirvishan, ed espirando ci chiudiamo in avanti in Uttanasana. Sguardo in avanti in Ardha Uttanasana, espirando di nuovo in Uttanasana. Iniziamo a piegare leggermente le gambe, ci portiamo sulla punta dei piedi, glutei sul tallone. Se riusciamo teniamo la posizione di equilibrio portando le mani leggermente davanti al cuore. O altrimenti ci aiutiamo con le mani. Cerchiamo di tenere la schiena dritta. Cerchiamo di fissare un punto davanti a noi. Lasciamo andare il respiro. E lentamente iniziamo a appoggiare le piante dei piedi, distendere le braccia in avanti e poi sederci. E da qua solleviamo le gambe un attimo, possiamo tenerle piegate, possiamo decidere di tenere sotto le ginocchia oppure di stendere le braccia se riusciamo a tenere la posizione di equilibrio. Le mani possono anche poggiare sul tappetino, distendiamo le gambe e sempre se ci sentiamo portiamo le braccia distese davanti a noi. Inspiriamo qua ed espirando scendiamo lentamente, ma senza appoggiarci del tutto. Alla prossima inspirazione saliamo ed espirando scendiamo. Un'ultima volta
ed espirando questa volta scendiamo e ci lasciamo andare con la schiena per terra. Ok. Pieghiamo le gambe portando le piante dei piedi sul tappetino. Un paio di volte per sciogliere la schiena. Portiamo le braccia oltre la testa e solleviamo il bacino, inspirando. Ed espirando scendiamo con le braccia e col bacino. Ripetiamo un'altra volta, bacino sale, le braccia vanno dietro. Il bacino che scende, le braccia lungo i fianchi. Ultima volta, portiamo su. Cerchiamo di rimanere, magari avviciniamo un pochettino di più i piedi. E poi facciamo scendere le braccia, il bacino di mani su, intrecciamo le mani sotto i glutei, cerchiamo di avvicinare le scapole, spingiamo. Assaggiare la zona lombare, cerchiamo di dare sollievo. Distendiamo per un attimo le gambe verso il soffitto, le mani poggiano sul tappetino lungo i fianchi, ci aiutiamo per portare le gambe oltre la testa e la base. Le mani rimangono sul tappetino se i piedi non toccano. E ci possiamo anche aiutare a sorreggere la schiena portando le mani nella zona lombare. Se non è necessario, possiamo intrecciare le dita delle mani e distendere le braccia. Inspiriamo, portiamo sulla gamba sinistra, inala dall'asana, espirando scendiamo con la gamba sinistra e solleviamo la destra. Un'altra volta, sinistra sale, destra anche giù, e calma. Portiamo le mani sul tappetino in appoggio, pieghiamo leggermente le gambe portando le ginocchia sopra la fronte e srotoliamo lentamente. Ci fermiamo quando abbiamo portato giù il bacino, le gambe rimangono ancora su. Semplicemente apriamo le braccia a croce. E da qua lasciamo andare le gambe verso sinistra e lo sguardo a destra. Osserviamo il respiro in questa torsione. Pochi respiri qua e poi lentamente ritorniamo al centro. Espirando lasciamo che le gambe calano verso destra e lo sguardo a sinistra.
siete pronti, potete riportarvi in posizione comoda, seduti, mantenendo, se volete, ancora gli occhi chiusi. Ci sistemiamo comodi sui nostri ischi. Sentiamo la lunghezza, l'estensione della nostra colonna. Sentiamo com'è adesso il nostro respiro. Osserviamo com'è adesso anche la qualità dei nostri pensieri. Poi ci prepariamo ad aprire gli occhi, portiamo le nostre mani in Anjali Mudra, al cuore, ci prepariamo a un bel inspiro per distendere le braccia verso l'alto, i fianchi, e con l'espiro accompagniamo le nostre mani davanti al nostro viso, fronte, bocca, davanti al nostro cuore. E ringrazio insieme a Luana voi tutti. Namaste. Namaste.